Peccato. L'ultimo calcio di punizione era l'unico rischio, l'unico pericolo che potevamo subire era quello, i calci piazzati, loro molto alti, strutturati in quella maniera, ma è partita finita e credo che non ci sia stata l'attenzione necessaria su quell'ultimo calcio di punizione per cercare di finire con una vittoria tutto sommato meritata, importante, per tanti motivi. E invece non siamo riusciti a vincere una gara che a mio avviso la squadra ha interpretato bene, si era ritrovati in alcune cose e quindi da una prestazione a mio avviso positiva ne è scaturito poi un pari finale che un po' ci, in effetti un po' ci penalizza. Oltre agli episodi, e mi riferisco a quello clamoroso, al calcio di rigore su Fabbro, che quello è veramente non fischiarlo è contro ogni forma di situazione ragionevole, insomma. Però insomma dispiace perché, ripeto, ci eravamo ritrovati in alcune cose che non avevo visto la scorsa settimana, quindi sono stati fatti passi importanti in avanti e questo è assolutamente positivo, però contano i punti, i punti sono troppo importanti in questo momento vista la situazione di classifica che abbiamo e perderli così pesano il doppio, insomma, però dobbiamo sempre in ogni caso guardare avanti, guardare alle prossime, cercare prima possibile di venire fuori attraverso qualche risultato da questa situazione. Io devo rivederlo, però è chiaro che qualche disattenzione c'è stata, ma è stata una disattenzione troppo evidente per non considerarla. Partita finita, risultato da difendere a denti stretti, e si doveva essere più attenti, non ci sono dubbi. Purtroppo è capitato, sono errori che purtroppo in questo momento ci stanno penalizzando un po' troppo, perché comunque è arrivato praticamente a fine partita. Dispiace perché comunque sentivamo tutti che comunque ormai era fatta, però purtroppo non so, è un periodo così. E cercheremo di far cambiare questa sfiga, tra virgolette, perché comunque oggi credo che non abbiamo fatto male e purtroppo non siamo riusciti a vincere. Mi dispiace perché prendere gol alla fine sono cose che ti ammazzano moralmente, però dobbiamo andare avanti e basta. Io l'avevo detto 2 giorni fa che comunque si era visto che in settimana abbiamo lavorato molto bene, abbiamo fatto credo tutto quello che ci aveva chiesto l'allenatore, è normale che per vincere probabilmente dobbiamo fare ancora molto di più. Dobbiamo continuare comunque con lo spirito che ci stiamo mettendo da quando è arrivato il mister. Cercare di vincere al più presto, perché secondo me appena vinciamo una partita, magari ci sblocchiamo mentalmente e poi dopo ci potremo divertire, però dobbiamo vincere. Oh, sì, credo di essere partito bene, poi gli sviluppi della squadra per la seconda parte del primo tempo sono verificati di più a destra, quindi ero meno nel vivo del gioco. Però conta poco la prestazione del singolo, conta la prestazione di tutta la squadra, che è stata una buona prestazione. E vogliamo a tutti i costi vincere la prima partita in campionato, che ci serve come il pane. Lo ti devo dire, sono arrabbiato. Cioè non
Non riesco a capire come mai, cioè, sempre qua succedono gli episodi negativi a noi. Poi in casa, nervoso, conduciamo la partita e poi la palla dentro, il pallo va dentro agli altri. Non lo so. E loro avevano preparato la partita. Tutto il primo tempo, ogni volta che si riceveva palla, noi e Gatti, se avete notato, uno loro si staccava e veniva immediatamente a pressarci, per cui noi girati di spalle potevamo solo passarla ai difensori centrali. Loro in fase di non possesso fanno un 4-1-1, per cui anche una punta aiuta a centrocampo, lasciavano su questo 9, per cui la giocata potevano fare i difensori centrali che godevano di maggiore libertà rispetto a noi. Noi cercavamo di recuperare le seconde palle, che mi è sembrato che le abbiamo prese abbastanza noi. Quello, è da quello che ci ha chiesto il mister, attaccavamo in avanti, per cui